Disneyland della scuola, il mio tormento giornaliero è sentirlo come un Disney, cioè lo so, anzi non sentirlo, è un Disney, ma proprio di quello. Ora, non c'è più nessuno che, cioè il dirigente è un fantasma. Susi. Ma dire già un fantasma è già troppo, e non è di una singola istituzione, eh. Poi andiamo alla scuola, andiamo a altri mondi che non voglio citare. Quindi quello che di fatto basta che noi in questo Disneyland ci vediamo in momenti istituzionali, non riusciamo a farti capire la generazione, tu 30 anni testimoni, noi forse la generazione prima. Meno male che avete la speranza, perché noi riusciamo solo in momenti istituzionali, non, scusate, solo in momenti non istituzionali a tirare fuori, a dirci queste cose, oppure lo diciamo nel corridoio, oppure diciamo ma siamo arrivati a un punto, non ne possiamo, perché dobbiamo ancora subire, perché devo essere qua? Io per esempio oggi ho firmato, ma io il certificato della, la cosa della formazione docenti, anche se me l'ha fatta, io non la presenterò mai, non lo farò mai, non mi interessa, non voglio. Se interessa a voi avere la mia firma e mi fa piacere, però tutto questo ce lo diciamo al di fuori, no? E nel momento istituzionale io mi chiedo, ma perché? E siamo tanti ancora che abbiamo dentro qualcosa che ci debba unire, cum pane, siamo tanti a condividere il pane e questo malessere, ma io mi chiedo, la domanda è, ma perché non riusciamo a esteriore, cioè a portarlo fuori, ma nel momento, cioè a prepararcelo questo, ad arrivare in momenti istituzionali in cui questo lo possiamo, ma veramente, io me lo chiedo, cioè è una sorta di sofferenza che io mi porto dietro ormai da anni, perché se io parlo con Pasquale nel corridoio, fuori, qua, cioè cavolo, io mi sento quasi ancora di poter dire, ah ci picchia, possiamo fare qualcosa di rivoluzionario. Poi mi chiedo perché, ma sto dando la colpa per prima a me, ma cosa è lì? Mi sembra, mamma mia. Ti avvino io. Potete fare una chiosa su di lei? Perché faccio un attimo l'avvocato del diavolo, per così dire. Scusa, volevo fare io una chiosa su questo. Sarà la stessa, sicuramente. No, perché è una domanda che mi sono sempre fatto di fronte alla mia generazione, che poi è una storia uguale alla tua, ho una sorella che ha 2 anni più di me, l'avviamento, è finito lì, è andata a lavorare, io invece, perché ero il maschio, anche se forse perché a scuola me la cavavo abbastanza bene, eccetera, e mi ha aiutato la mia famiglia, mio padre era un operaio del pastificio Agnesi, comunista, e, eccetera. E fra l'altro qui mi chiedo una cosa però, mio padre, che quindi ha fatto quinta elementare, che però in qualche modo una coscienza di classe l'aveva, perché apparteneva a un partito che questo, poi mi ha fatto studiare, non perché io andassi con lui in fabbrica a aiutarlo nella lotta di classe, ma l'ha fatto molto probabilmente perché io facessi il salto di classe, e questa che già un po' l'inizio della fine, no? Questo. E seconda considerazione, oggi che c'è maggior cultura, che quindi dovrebbe andare meglio, no? Dovrebbe andare meglio, quindi dovrebbe la cultura, quindi la conoscenza della storia, eccetera, eccetera, cultura, dovrebbe aiutare tutto questo. Invece no, si è peggiorato. Un mondo più culturizzato del mio quando ero ragazzo, adesso è peggiorato. Io che mi sono sempre battuto per la cultura come conoscenza e quindi come presa di coscienza, no, non ha funzionato. Allora, questa
questa cultura non è solo cultura, allora no, è scolarizzazione, mi rivolgo agli insegnanti. La cultura che ci insegna, certo. La chiosa. La cultura no. Che ci insegna. No, prego, prego, certo, una piccola chiosa. Allora, io ti do torto, diciamo, no? Cioè, ti do torto per finta, perché tu hai parlato dell'immagine. Ma siamo sicuri che sia l'immagine il male e non piuttosto la compravendita dell'immagine, per tornare certo, da voi? Certo. Facciamo uno sforzo ulteriore di chiarificazione su questo, almeno parziale, perché cosa sarebbe il mondo senza immagini e cosa saremo noi senza immagine? L'immagine è alla base della reputazione, anche la superficie ha una sua nobiltà, consentitemi di dire questo, forse sto parlando in modo un po' ermetico, però voglio dire più semplicemente che l'immagine è importante. Il problema mi sembra la messa in vendita dell'immagine, cioè i meccanismi sistemici che valorizzano, certo, che valorizzano, vorrei dire, capitalisticamente l'immagine. Sì. E forse c'è, insomma, da denotare questa differenza, ma ho detto che facevo l'avvocato del diavolo, insomma, no. Sì. E facevo solo finta di darti torto. Adesso Clyde, sì, poi Francesco. Voglio solo rispondere un attimo a questo, poi le voglio fare una domanda, voglio rispondere a questo signore.